un angolo illuminato di città. Beh, direi che per la mia fotocamera sì, non vorrei solamente che le macchine pensassero che stia inquadrando loro. Sapete, io sono talmente stronzo, talmente indifferente alle donne che... ma mi viene quasi... no, sono eterosessuale al 100%, però è una cosa un po' strana, quasi, no, quasi naturale il fatto di dimostrare così poco interesse per l'altro sesso. È proprio le donne, io, cioè, il massimo che posso fare è essere gentile, educato, ma non vado oltre. Boh, credo che sia timidezza, ma anche scarso interesse, però, cioè, la mia vita è sempre stata caratterizzata da una forte timidezza e credo che questo rimanga un fattore determinante nel mio rapporto con le donne. Invece ho scoperto che non sono timido per niente, no, proprio per niente. Il fatto è che mi piacciono pochissime donne, poche, ma quando qualcuno mi piace, oltre a farmi sentire le farfalle nello stomaco, che sarebbe il minimo, che sarebbe anche la cosa giusta, vado anche giù di testa, ma non nel senso positivo, nel senso che sto male, non so. Cioè, non mi ricordo neanche precisamente come sto, perché è passato molto tempo e so solo che vado in tilt totale, più di quanto lo sia normalmente. Però no, è il fatto che quando ne trovo una che mi piace non ho proprio problemi di dire quello che penso. È come un po' come fare l'attore, no, non frattendetemi nella cogenera di metafora. La metafora è come parlare da un'altra centinaia di persone. Se tu sei abituato a parlare a centinaia di persone davanti, probabilmente la tua timidezza, il tuo coraggio, diciamo, regalo, mi vengono le parole, poi comunque avete capito, cioè impari a non aver paura di parlare. E a me è successo un po' questo in contesti un po' diversi, quindi dopo tutti i casini che mi sono capitati, la sofferenza e le prove che ho passato, ho scoperto che quando trovo uno che mi piace parlo, e come si parla, forse anche troppo, perché adesso probabilmente non ho fatica anche a immaginare una donna che mi vorrebbe, magari mi sottovaluto, magari no, ma tanto siamo arrivati a Roccaferro e vedono uno che parla da solo con una fotocamera.